Noti conduttori televisivi. Nato a Roma nel 1924, Corrado Mantoni ha dato vita, sia come presentatore sia come autore, a molti programmi che hanno fatto la storia della TV italiana. Il suo ricordo con Antonella Armentano. Signore e signori, buonasera e benvenuti alla sesta puntata del Tappabuchi. Approfitterei del fatto che sono solo qui sul palcoscenico per presentarvi, senza bisogno di preamboli che tanto ci siamo accorti non interessano nessuno. Uno stile semplice, asciutto, garbato, accompagnato da un'ironia, dal sapore british, è impossibile non ricordare Corrado Mantoni, per tutti semplicemente Corrado, scomparso l'8 giugno di 20 anni fa a Roma. Uno dei suoi capolavori fu la corrida Dilettante allo sbaraglio, programma antesignano di format tuttora attualissimi. Lo ideò assieme al fratello Riccardo, conducendolo prima in radio e poi in TV con un successo trionfale. Corrado a Roma aveva frequentato il liceo Mamiani, poi la facoltà di giurisprudenza, che abbandonò perché attratto dal palcoscenico. Ciao, come stai? Abbastanza bene, grazie. Ameno. Guarda, ti sei sbagliato. Non mancano 9 trasmissioni, ne mancano 6, Corrado, sai? Ah, è vero. Non è che oggi provando quel tuo giochino lì, no, che farai dopo, quel giochino musicale, hai bevucchiato un po' troppo? No, io. Presentatore, doppiatore, autore televisivo, ha lasciato la sua traccia indelebile in tanti programmi, diventando tra i conduttori più amati, quasi uno di famiglia per milioni di italiani. Senti un po', Corrado. Ma quant'anni c'hai? Il suo nome è legato ad eventi storici, fu lui ad annunciare la fine della Seconda Guerra Mondiale. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita. Ma nel 2004 Roma, sua città natale, gli ha intitolato una via nella zona della Bufalotta. Ed è tutto, il TG Lazio torna questa sera alle 19.35. Grazie per l'attenzione e buon fine settimana.